Eccoci qua per la nuova puntata di Artisti della Carpegna con il nostro carissimo amico Gastone Capelloni, poeta di Sant'Angelo d'Invado che già voi tutti conoscete, che abbiamo fatto degli altri servizi, degli altri video insieme a lui. Ora Gastone, se ci vuoi raccontare, diciamo, le cose che gli sono successe in quest'ultimo anno e nell'anno nuovo, che progetti hai o che sogni vorresti realizzare? Ciao Giampaolo, ciao Tia, ciao Nicolas, ciao agli amici telespettatori. Mi ritrovo dopo diverso tempo con tutti voi, posso dire in famiglia, perché qua non solamente mi sento a casa, ma veramente un luogo magico dove l'ispirazione è di casa. E niente, noi ci eravamo visti diverso tempo fa. Mi eravamo ripromessi di rivederci e oggi, dopo tante vicissitudini, tanti problemi, finalmente ho ritrovato gli amici Nicolas e Giampaolo per il programma. Ma sai, Giampaolo, sono tantissimi. L'anno che si è chiuso, posso dire che mi ha dato tanto, tanto tanto. Dall'Argentina a tutti, non solamente, ma anche in tutta Italia, con presentazioni, eventi, scuole. Sì, devo dire che è stato un anno molto proficuo, un anno dove ho ritrovato quella vena poetica che, sai, nel tempo diciamo, non scompare, però anche lei pretende un attimino di avere tempo per rifiatare e per ripartire. So che hai avuto un evento con una radio di Vasco Rossi. Sì, adesso mi sfugge la data, sono stato a Punto Radio di Bologna, mese di dicembre, la radio che ha fondato Vasco con dei ragazzi nel 1975. E tuttora Vasco ho in contatto con loro e è quel filo conduttore che continua e collabora. Bene, e adesso per questo nuovo anno che eventi, visto che sei un testimonial ormai della Regione Marche, hai qualche evento che si deve svolgere in programma, Sì, diciamo? io adesso sabato 12, mi sembra, sarò a Presento 6.0 di Rapignano, Comune di Macerata Marche, e poi sarò in una radio di Modena e collaboro con l'Uneventi, che tu hai avuto modo di conoscere, con Lucia. Ferrati. No, Lucia Neri di Crea, e siccome lei organizza eventi culturali, laboratori per ragazzi e quant'altro, sto collaborando con lei. E oramai, diciamo, abbiamo impostato anche l'agenda nel prosieguo di nuovi eventi che stiamo realizzando e stiamo concretizzando. Adesso poi a marzo uscirà l'opera Omnia con l'editore più abruzzese e anche quello lì poi verrà presentato a ottobre alla Fiera del Libro di Mar del Plata, dove anche là, è come un po' qua, mi ritrovo a casa e stiamo, diciamo, preparando dei progetti anche sul sociale, sia qua con 6.0 che collaborerò con alcuni comuni colpiti dal terremoto, e diciamo tutto in fase embrionale, però in fase stiamo sviluppando, stiamo concretizzando tutto quello che abbiamo in cantiere.
devo dire che sarà un 2019 all'insegna della poesia, all'insegna dei tantissimi eventi che stiamo programmando. Io ti faccio gli auguri per questo, dopo non so se ancora Nicolas ha qualche altra domanda da fare, però direi che già ci hai detto tutto e vi lasciamo con questo appuntamento con Gastone, con una prossima edizione di un altro evento con un altro personaggio a noi molto caro, molto amico, di Artisti della Carpegna. Io saluto tutti voi, grazie per avermi ospitato di nuovo qua. Tanta poesia e, come dico sempre, avanti tutto, nonostante